sua di rete, se anche voi ne avete parlato, se c'era già. Allora sì, posso dire, innanzitutto buonasera a tutti, posso dire che posso parlare tranquillamente a nome del mio gruppo dicendo che siamo strafavorevoli a questo privilegio per semplici motivi. Molte di quelle cose che trovate in questo progetto di legge noi le abbiamo proposte sotto forma di emendamenti durante l'anno scorso, durante la discussione della legge sull'adottamento della legge della cittadinanza. Posizioni che poi sono state ribadite anche quest'anno quando si è arrivati a discutere poi istanze da REM in consiglio, però nonostante qui ci siano grandi convergenze, erano sempre quelle istanze da REM che toccavano altri aspetti della cittadinanza della rinuncia, istanze bocciate a larghissima maggioranza. Quindi spero che magari questo progetto di legge possa trovare una condivisione un po' più ampia, visto che qui a questo tavolo questa sera siamo praticamente quasi tutti favorevoli, tanti chi come Manuel nel suo partito dice che ancora giustamente ne devono discutere. Però bisogna partire anche da altri due concetti. Il primo è che non ci sono solo le discriminazioni tra chi viene obbligato a rinunciare alla cittadinanza e altri che la mantengono. Perché si creano diverse discriminazioni, ci sono cittadini di serie A, di serie B, ma anche di serie C. Faccio un esempio stupido. Io vengo nato un cittadino italiano, passo i miei 25 anni in Repubblica, prendo la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione e rinuncio a quella italiana. Però credo che forse, non so se tutti sanno, volendo, se ne ho le possibilità, perché anche lì che scatta la discriminazione tra chi ha e chi non le ha, io posso tranquillamente tornare ad abitare per un qualche mese, non ricordo se 6 mesi esatto, presso uno stato italiano, posso riacquistare la cittadinanza italiana e nessuno dovrà mai sapere. Quindi anche lì io continuo ad avere due cittadinanze nonostante abbia dovuto rinunciare a quella italiana prima. Altro esempio, esistono alcuni paesi per i quali la rinuncia alla cittadinanza non è prevista. Conosco un paio di ragazzi che hanno assunto la cittadinanza svedese perché erano di madre svedese. Loro non possono rinunciare in nessuna maniera alla cittadinanza svedese. Altro aspetto, Manuel sottolineava il discorso dell'identità, è vero, però io porto ad esempio un altro aspetto che è quello di sanbernesi residenti all'estero. Esistono sanbernesi residenti all'estero di terza, quarta, quinta generazione che con San Marino, premetto che nessuno si sognerebbe mai di andare a togliere la cittadinanza sanbernese o limitare i loro diritti, però credo che si sentano molto più legati degli italiani o di altri paesi che magari vivono qua rispetto a chi magari lo Stato di San Marino lo conosce solo perché in possesso di un passaporto e magari non conosce minimamente la storia o è legato solo per un passaporto. Quindi credo che forse questa identità vada un attimino vista su più aspetti. Detto ciò, ripeto, noi siamo strafavorevoli a questa cosa di legge, speriamo che venga. Poi si potrà discutere sulle tempistiche, sono alte, sono basse, però bisogna aprire una riflessione. Poi l'ultima considerazione che voglio fare è che permettere a un altro cittadino di un altro paese di mantenere la sua cittadinanza d'origine non significa ledere il diritto di nessuno, né tantomeno andare a toccare le libertà di un'altra persona. Io credo che dovrebbe essere un concetto per il quale un po' tutti dobbiamo attenerci, cioè alla fine se alla persona X o la persona Y non viene consentita di mantenere un'altra cittadinanza oltre a quella sardinese, a me non tocca nessun diritto, non va a ledere nessun tipo di libertà. Quindi sono. Diamo di nuovo la parola al Comites per spiegare allora, brevemente se volete commentare le posizioni che si sono sentite e sempre molto brevemente per accennare anche al secondo progetto di legge che avete presentato. Vi chiedo di essere brevi perché vogliamo dare la parola anche. Allora, io lascerei la parola a Alessandro che parla del secondo progetto di legge. Alla fine commenterei. Okay. Chiedo sempre. Sì, in maniera molto sintetica. Il secondo progetto di legge riguarda la modifica alla legge che disciplina le giunte di Castello, l'attività delle giunte di Castello. Nella fattispecie noi proponiamo in maniera molto chiara e sintetica di riconoscere il diritto all'elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri residenti da almeno 5 anni a
San Marino, in occasione delle elezioni delle giunte di Castello. Quindi un concetto molto semplice e molto comprensibile, perché questo si inserisce nel discorso che faceva poco fa Andrea Zani, che chiaramente è condivisibile e molto comprensibile. Chi vive in un territorio deve avere il diritto di partecipare alla vita della comunità, e le forme di partecipazione sono diverse, ma la più importante è l'esercizio del diritto di voto, quindi l'elettorato sia attivo che passivo, anche perché, come dicevo, come mi riferivo nel passaggio precedente spiegandovi la riforma della legge sulla cittadinanza, anche nella riforma della legge sulle giunte di Castello ci sono degli organismi europei che ci danno i suggerimenti, quindi noi abbiamo fatto questa proposta sulla scorta di suggerimenti che provengono dall'Europa e in particolar modo dal Consiglio d'Europa, che già da lontano 92 con una disposizione disciplinava il concetto di cittadinanza civile, intesa come diritto di un cittadino straniero nell'ambito di un paese europeo, qualora residente, di poter partecipare alla vita pubblica esercitando il diritto di voto alle elezioni locali. Quindi questa è la citazione testuale che riporta questa disposizione del Consiglio d'Europa. Si parla già del 1992, va da sé che questo concetto tutt'oggi è un concetto attuale, anche perché poi, come si diceva poc'anzi, dobbiamo riconoscere a chi vive nel territorio questa possibilità, anche perché poi dobbiamo essere coerenti. Proprio se riconosciamo la possibilità a cittadini sammarinesi che vivono all'estero e che a San Marino non riescono mai a venire oppure non conoscono la realtà di San Marino, quindi va da sé che anche un fatto di coerenza bisogna riconoscere tale diritti a chi vive sul territorio, quindi per un fatto di coerenza, cioè se lo esercitano cittadini che stanno fuori, tanto più questi diritti devono essere riconosciuti a chi vive nel nostro territorio. Grazie. Ecco, io mi associo a quello che ha detto Alessandro e dico che un cittadino sammarinese che prende residenza in Italia può votare tranquillamente il suo sindaco alle elezioni, non deve aspettare nulla. Noi proponiamo 5 anni e quindi siamo anche coerenti, e come abbiamo pensato nell'altra legge, pensiamo alle dimensioni dello Stato. Però tutte queste leggi, cioè queste due proposte di legge, danno opportunità a questo Stato, danno risorse a questo Stato, perché io faccio sempre l'esempio, ci sono personaggi italiani che stanno qui a San Marino che potrebbero tranquillamente entrare all'interno delle giunte e dare veramente un quid in più ed aiutare le giunte ad essere anche molto più attive e molto più positive. Quello che è stato detto invece... Esatto, volevo anche dire una cosa. Dunque, io Manuel l'ho seguita benissimo la legge precedente e abbiamo presentato una domanda che praticamente è stata, penso, nemmeno letta la nostra domanda. Siamo stati chiamati il venerdì quando lunedì avrebbero portato la legge, quindi due giorni prima. Noi proponevamo, per mantenere, cioè, io ci tengo alle caratteristiche di San Marino, e gli abbiamo detto: guarda, piuttosto che mantenere una discriminazione, chiedete un esame sulla conoscenza di che cos'è la storia di San Marino, sulla storia, sulla legislazione, sulla lingua, come fa anche l'Italia, perché l'Italia chiede un esame sulla lingua. Quindi, e loro mi hanno detto no,
cosa non si transige. Poi a un certo punto mi ha detto Venturini, ma se passa l'emendamento io non mi stratterei le vesti. Ecco, però ho visto un sacco di gente in consiglio quel giorno che ha più di una cittadinanza che ha votato contro il mio delitto. Ma questa cosa. Perché non sarebbe passato neanche l'automatismo se non fosse stato così. Sì, no, no, non metto in dubbio, però voglio dire, non è giusto, cioè non è corretto, non sei coerente, è quello il problema. È che spesso, come succede per tutte le altre cose, nel momento in cui fai una legge, cerchi di fare il meglio possibile, ma spesso ti trovi di fronte comunque a dover fare delle mediazioni che può darsi non siano il meglio possibile, questo non lo metto in dubbio. Ma è chiaro che era un altro passo che si è cercato di fare in quel contesto e dire il passo più lungo che si poteva fare in quel contesto con le condizioni che c'erano. Quello che io, ripeto, come avete detto, non ho una posizione chiusa e come avete detto il mio partito sono probabilmente diverse posizioni, no? Per quello che dovremmo fare anche una sintesi, credo, quindi non mi sono espresso stasera, però obiettivamente c'è chi non ha nessuna contrarietà a questo aspetto, c'è chi invece magari è più perplesso, c'è anche da interpretare alcune parti della cittadinanza che probabilmente manifestano più perplessità, però è chiaro che io non ci vedrei niente di male, in modo serenamente. Scusa, al tavolo Repubblica Futura, visto che sembra essere quella volta più contraria. Sì. Io credo che i tempi siano maturi per risolvere questa problematica e sottolineo un'altra cosa e poi mi taccio. Io per avere la cittadinanza sammarinese devo risiedere 25 anni. Tu risiedi 4 anni per chiedere la mia cittadinanza. Quindi quelli che mi dicono, io do una cosa in più a te, non è vero, mi tolgono una cosa mia, non mi danno nulla perché quello che ho è mio. Dillo, perché ho avuto questa osservazione. D'accordo, però ripeto, non dimentichiamoci, perché Alessandro parla di cittadini europei, non dimentichiamoci che noi non siamo cittadini europei, nel senso che... No, sto dicendo che noi non siamo riconosciuti come tali dall'Europa, cioè in qualche modo siamo discriminati come sammarinesi. Allora io non dico che questo sia un bene o un male, però non dimentichiamoci, nel senso che c'è una ragione per cui c'è anche una differenza. Non voglio dire che sia giusto o sbagliato. Io sono nato in Francia, ho sempre tenuto il passaporto sammarinese, non ho mai preso la cittadinanza francese. In Francia ho lavorato senza problemi, ho girato il mondo con il passaporto sammarinese senza problemi. Ve le create voi i problemi, perché io non ho mai avuto i problemi nati in Francia, capito? In Francia i sammarinesi li portano così, voi sammarinesi, i francesi li portate così, ne sa qualche cosa. Direi di proprio una battuta, visto che abbiamo parlato della legge sulle giunte, per ciascun rappresentante politico, proprio una battuta, chiedo proprio 30 secondi per uno, così quindi partiamo da... Siete partiti male perché io sono un membro di giunta. Siete partiti proprio... Anche tu. Allora... 30 secondi, perché tutte le giunte in questo particolare momento stanno vivendo delle situazioni che sono invivibili, perché tu metti il tuo servizio paese e così via, ma anziché proporre solo un articolo, signori miei, lavoriamo a rifare questa legge, per piacere. Io sono più propensa a chiedere il vostro sostegno in questo momento, anche se magari indipendentemente da quello che può essere una posizione politica, ma come ho detto, io sono un membro di giunta ed è molto difficile fare quello che uno ha l'ambizione di fare per la sua piccola locale, no? Per quello che è il suo piccolo, perché ci sono altre cose.
se riusciamo a prendere in mano tutta questa legge sulle giunte, io penso che ci siano dei margini per discutere anche di questa cosa. Noi purtroppo potevamo parlare del nostro ambito, perché quell'altro è il vostro ambito, però noi lo appoggiamo. Vi ringrazio. L'ottica? Allora, molto velocemente, per quello che è il mio punto di vista personale, trovo molto positiva la possibilità che ci sia un bacino di utenza maggiore, quindi un possibile maggiore numero di persone disposte a partecipare all'attività della giunta, che come sappiamo, indipendentemente dal castello, ha dei budget molto limitati e quindi ha spesso necessità, insomma, veramente cogenti di persone che siano disponibili. D'altra parte ho provato a mettermi un po' nell'ottica di, diciamo, arrivare a San Marino, che ne so, scusarmi qui adesso, tra 5 anni poter avere l'elettorato attivo e passivo nelle giunte, e ho cercato di ricordare quindi come mi sono trovata a Brescia quando sono andata all'università, nonostante io sia partita immediatamente, quindi con del lavoro volontario presso CGL, insomma, cercare di inserirmi il possibile velocemente all'interno del tessuto cittadino bresciano. Però devo dire che per quello che dal mio punto di vista ci vorrebbe una piccola differenziazione tra quello che sono gli anni per l'elettorato attivo e quelli che invece sono gli anni per l'elettorato passivo, un po' come c'è anche per il Consiglio, nel quale si vota alle politiche a 18 anni e ci si può invece candidare al 21. Grazie. Boschi. Anche qui, brevemente, per quanto riguarda la modifica dell'elettorato attivo e passivo sulle giunte, sono posso anzi dire che nel 2008, 9 anni fa, quando ero segretario di Stato per rapporti di giustizia e rapporti con tutti i castelli, avevo presentato proprio questo articolo qui all'interno della riforma della legge sulle giunte, che poi non, fu presentato in prima lettura, poi non fu possibile approvarlo definitivamente perché ci fu la fine anticipata della legislatura. Quindi dire, ovviamente sono ben lieto di appoggiare anche questo provvedimento, perché in primo luogo c'è naturalmente a livello internazionale, ci sono già da tempo le raccomandazioni delle leggi, ma anche a livello locale noi vediamo molto spesso che nelle giunte spesso è difficile trovare la disponibilità delle persone di impegnarsi nelle giunte, a volte è difficile addirittura riuscire a formare una sola lista per le elezioni delle giunte, ci sono diversi castelli che hanno con una sola giunta e devono fare i conti, tra l'altro con il problema anche del cuore. Io credo che se noi, diciamo, l'elezione delle giunte non è proprio forse uno degli argomenti più sentiti, perlomeno in alcuni castelli, diciamo neanche tutti. Se abbiamo a disposizione un insieme di persone che fanno parte della nostra comunità, pur non essendo le cittadine, sono comunque partecipano, vivono la comunità locale, che è la vita dei castelli, da 5 anni di esame, non vedo perché, se loro hanno voglia di impegnarsi, gli deve essere preclusa la possibilità di farlo. Quindi questo potrebbe solo creare un aumento di partecipazione, un maggiore impegno nella vita della comunità locale, potrebbe essere in linea appunto con le relazioni internazionali. Quindi su questo, anche su questo, insomma, non posso che esprimermi favorevolmente. Questa sera no, sicuramente questo progetto è assolutamente da appoggiare, perché l'IND trova la sua unica accademica pienamente l'appoggio, anche perché credo che un cittadino straniero che risiede da tanti anni, in questo caso, in un castello, in una giunta, credo che sia una persona pienamente integrata e abbia tutti i diritti di poter partecipare in modo attivo alla vita politica, insomma, quello che è la gestione di una giunta, perché comunque le giunte di castello vanno a incidere molto sul territorio, sul castello stesso, quindi in tutta una serie di iniziative, quindi è un modo anche di coinvolgere nuove risorse in quello che può essere l'attività del castello stesso, quindi da parte nostra pieno appoggio, anche perché al contrario sulle scelte delle giunte dei castelli vanno ad incidere invece delle persone cittadine che risiedono
all'estero che i guanici direttamente sul voto, che magari non conoscono neanche il capitano di Castello. Quindi credo che a maggior ragione questo è un diritto inviolabile, non più quello dei cittadini che risiedono all'estero, ma dare l'opportunità a chi vive tutti i giorni sul territorio. Non può permettere niente. Anche qui siamo favorevolissimi, quindi di pieno apporto a questo progetto di legge. Però aspetti, ricordiamoci, diciamo che non, allora, un governo del progetto di legge non scritto da residenza da 5 anni, ma tranne casi particolari come le residenze elettive, spesso volentieri non sono 5 anni, sono di più, perché c'è un percorso prima, col permesso di soggiorno e tutto il resto, quindi spesso sono cittadini che magari non risiedono da 5 anni, ma da 7, 8, 10. Sappiamo che le giunte non hanno una, chissà quale, non sono equiparate a un comune italiano, quindi credo che chi lavora qui in Repubblica, dove si paga le tasse, cresce i figli, ci vive, credo che debba avere tutto il diritto di poter scegliere il proprio rappresentante di giunta, che poi dopo magari un altro aspetto a parte, ma non è questa la sede, è quello di vedere la legge sulle giunte per renderle un po' più corpose e sostanziose. Però credo che abbiano tutto il diritto di partecipare alla vita pubblica e di poter decidere o chiedere dove fare, mettere un pezzo d'asfalto o una ringhiera o una panchina. Più o meno la posizione di prima, personalmente non mi dispiace l'idea, nel senso che condivido insomma il fatto che chi vive sul territorio possa partecipare, questo penso che sia un aspetto positivo. A livello del partito però ci dobbiamo ragionare, quindi non esprimo una posizione, diciamo così, ufficiale, perché giustamente su questo insomma siamo, non abbiamo questa considerazione ancora, quindi appena possibile poi dopo avere una posizione. Però tanto grazie insomma. Io velocemente volevo solo replicare le dissertazioni che erano state fatte in merito alla questione della cittadinanza. Io soprattutto mi rivolgo a Mauro, volevo solo chiarire e puntualizzare un concetto, che la cittadinanza non è una concessione, è un diritto. Ce lo dico perché in campagna elettorale l'anno scorso mi sono trovato a interloquire con gli esponenti anche della DC e vedevo che c'era un equivoco di fondo, che si parlava di cittadinanza proprio come una concessione, ma la cittadinanza così come è concepita dal legislatore sammarinese è un diritto, quindi è per questo che a volte troviamo delle divergenze, abbiamo delle modalità di pensiero diverse, proprio perché si parte a volte con un equivoco di fondo, cioè non è la cittadinanza, non è, secondo la legge, cioè non lo dico io, non è una concessione e quindi va da sé che è un diritto che deve essere riconosciuto a tutti, cioè non è una concessione che cala dall'alto, ma come erano i regimi illuminati del 1700, del 1800, quindi secondo me forse questa diversità di posizioni a volte dipende anche da come viene interpretata una legge. Grazie. Sì, sempre velocemente mi danno la parola. Solo per chiarire. Cioè, con questa legge qua, che prevede l'automatismo, di fatto potremmo dire che rientra nell'ottica dei diritti prima, perché era considerata una concessione, perché per poterla ricevere non bastava che tu acquisissi, diciamo, ne acquisissi il diritto passato il tempo. Serviva un'apposita legge fatta dallo Stato che ti concedeva la cittadinanza, e quindi in quel senso lì era una concessione di un diritto. Abbiamo cambiato questa cosa qua, no? L'automatismo di fatto trasforma, ma prima non era così, però che anche in quello le posizioni che ti dicevi, che ti davano, erano una questione di questo genere, perché era effettivamente così da noi. Poi l'abbiamo cambiato, è stato un passato ulteriore, prima era una concessione di tutti gli effetti, cioè lo Stato doveva fare una legge per
potessi leggere la stella, tanto che il problema grosso che c'era perché tu oltre i 30 anni che dovevi passare, rischiavi di dover passare altri 10 perché dovevi aspettare la legge che venisse fatta e che ti chiedeva un altro tempo. Credo che questo invece sia stato importante superare il problema. Velocissimamente. Comunque io, vista la serata com'è andata, e vi ringrazio, vi chiedo un piacere enorme. Prendete subito in considerazione il discorso della cittadinanza, perché quello ci preme veramente, perché purtroppo all'interno c'è una discriminazione, e una discriminazione è come un reato, va tolto. La legge, scusa, quando la depositerete la legge? Noi martedì avremo tutte le firme e le consegneremo. Quindi se potete farlo, potete piacere di prendere in considerazione subito e poterla, e poterla subito modificare. Per la legge sulle giunte, forse ha ragione lei, va un pochettino più discussa e più ragionata, perché va veramente integrata. Bene, parola a Riccardo. Buonasera a tutti. Beh, io sono cittadino italiano, però sono un immigrato puro, cioè nel senso che io sono qui perché sono venuto a fare un colloquio di lavoro nel 1992, quindi sono in pieno diritto di naturalizzazione, ma non io, sono andato bene, ho avuto questa fortuna e sono qui, quindi ho vissuto 25 anni di San Marino, ma veramente vissuti estirpando tutti i miei affetti, facendo lasciare il lavoro a mia moglie, insegnante di liceo, per mantenere la coesione della famiglia, per cercare di avere un posto dove far crescere i figli, che sono venuti, è un altro problema. Ma dove avere delle prospettive. 25 anni, io sono venuto qui che avevo 35 anni e avevo tutta la vita davanti, oggi ce ne ho 60, quindi 25 anni sono veramente un momento. E questo quindi penso che sia veramente un problema, perché forse voi siete ancora giovani, avete tutta la vita davanti, io inizio a vederne un pochino meno. Spero sempre che qualche numero del grazie ricevuto li faccia arrivare almeno a 100. Però significa veramente tanto. Cioè, pensate un attimino, quando avevate 35 anni, adesso ce n'avete un tot, forse ancora non siete arrivati a 25, pensate quanto ancora dovreste avere quando finalmente avete l'acciacchi, dice ok, facciamo, nel frattempo partecipo alla vita pubblica, faccio tutto ciò che posso, per questo che reputo il mio paese, perché reputo il mio paese, lo difendo anche quando sento attacchi da parte dei miei concittadini, quindi mi sento sammarinese, però non esercito il mio diritto, non esercito il mio diritto perché, come ho già detto in altri consessi, mi si chiede di strappare le mie radici d'origine e invece io alle mie radici d'origine ci voglio mettere delle radici nuove. Perché qui partecipo alla vita sociale e vorrei dare il mio contributo al di là di quello che posso dare. E credo che questo, oltre che essere una necessità, come dire, una pulsione interiore della persona, quindi di animo, ma sia anche appunto un diritto che va esercitato. Non si può, per un diritto che c'è, chiedere un dovere di rinuncia, perché questo è quello che è una sorta di dovere di rinuncia volontaria. Esatto, cioè che questo è veramente una cosa assurda. Poi di cose assurde ne succedono altre, perché come cittadino italiano residente all'estero, comunque sono un cittadino italiano di serie B, ma questo ce lo vediamo in ambasciata. Okay. Però questa è la mia esperienza, questa è ciò che ho vissuto e a me dispiace. Ma non per avere il passaporto, cioè, è proprio per poter dire ok, ma questo paese finalmente mi accetta come cittadino,
è questa fondamentalmente la cosa. E poi non vogliamo farci, cioè volete non farci partecipare alla vita pubblica, nel senso a entrare nel Consiglio Grande Generale, benissimo, mettete un limite a quella cosa, se vogliamo far paragone con l'Australia, ma scusate bene, chi se ne frega? Cioè, io non aspiro a diventare un politico, io aspiro a diventare un cittadino, è questo quello che cerco e credo che questo sia assolutamente un diritto. Soprattutto la questione delle radici, perché è un pensiero che porto avanti da molto tempo. Dal mio punto di vista la percezione è che chi diventa sanmarinese, chi arriva qui, sia come una pianta innestata. Una di quelle piante che arriva con un tipo di radice si innesta sopra un'altra pianta, che può essere quindi l'identità sanmarinese, e a volte ne viene fuori un ibrido strano. Questo è più bello di quello che si aspettava. Buonasera, io sono italiano, confermo che siamo cittadini di Serbi in Italia, prima di tutto, perché ho dato finalmente il passaporto, ma per avere un codice fiscale di plastica ci sono 6, 8, 10 mesi. Cercheremo di risolvere il problema. Intanto lo speed l'abbiamo risolta, meno male. Questa volta. Quello che mi colpisce sono le tematiche che stanno dietro alle discussioni che si fanno. Io ho sentito parlare spesso di questa tematica dell'identità e allora mi sono sempre posto una domanda: se io mi sento vivendo qui e partecipando ai problemi della gente e sentendomi anche molto infastidito quando vado in Italia e si parla male di sanmarinesi, perché mi sento sanmarinese, se io mi sento sanmarinese diventando anche sulla carta, come posso in qualche modo inficiare l'identità di questo Stato? Perché il problema che lei poneva prima era che concedendo, come se fosse una concessione, la cittadinanza sanmarinese si perde identità, un momento. C'è il rischio di perdere identità se la si dà a chi non si sente sanmarinese, ma bene o male se partecipa alla vita del paese in qualche modo si vede nel lungo periodo. Altrimenti chi si sente sanmarinese perché ha introiettato la cultura vivendo qui non contamina, diciamo così, usando una parola un po' dura, secondo me non contamina l'identità stessa del sanmarinese. Poi una domanda semplice, tecnica, sul discorso di qui non siamo in Europa. Quando un cittadino sanmarinese riesce ad avere la cittadinanza europea, scusi italiana, diventa europeo? Il problema, cioè il discorso che non siamo in Europa, gli viene concessa automaticamente la cittadinanza europea, perciò sempre per il discorso di bilanciamento fra le parti bisogna secondo me ragionarsi, perché non si può solo prendere, bisogna anche dare in cambio. E, che dire, sulle giunte io mi sono sentito dire cosa viene anche solo le serate, tanto tu non c'entri. Questo, attenzione, perché psicologicamente questa risposta è figlia di quell'altro discorso che sta più in alto sulla nazionalità. È la prosecuzione di quel ragionamento e di quella mentalità culturale lì. E infatti io non aspettavo da questa gente invece che la vedeva in maniera opposta, non è un problema se qualcuno. Cioè, e a me mi interessa capire il tema dell'identità, in che modo viene toccato. Grazie. Tanto per spiegare, non che infizza, però ad esempio, tu come chiami, scusa? Giuseppe, domanda, e non so se la presenza in Italia, qui a San Marino, ecco, da 9 anni, probabilmente non ti ricorderai, perché chiaramente non c'eri, cosa accadde quando da matrimonio si acquisiva immediatamente la cittadinanza sanmarinese. Ci si sposava, si acquisiva la cittadinanza e poi si divorziava, quello era lo scopo. Allora, era così, qua era così, c'è stato un periodo in cui era così, a questo che cosa sono, perché si è arrivati poi a queste contromisure dei 15 anni? Proprio perché a quella deformazione chiaramente si è posta una contromisura. Quello che io dico
si può anche abbassare il tempo, però credo che un tempo ragionevole sia comunque importante, perché delle deformazioni ci sono già state, come pure questo esempio, non so se sia possibile, perché mi sembra, non so se ho letto bene, ma avete posto l'ipotesi che qualora uno poi si separi dopo 8 anni che ha acquisito la cittadinanza, perde la cittadinanza per 5 anni. No, quella è rimasta, lei è rimasta. Si scioglie il vincolo coniugale dopo aver acquisito la cittadinanza e quindi per il non residente, perché sa che questa cosa, se si scioglie il vincolo coniugale e poi la persona non è più residente a San Marino, no? Quindi si trasferisce nel paese d'origine, chiaramente questo c'ha un senso. No, questo qui non c'è più l'uso strumentale della legge che c'era per i matrimoni. Quello che ho detto prima è che adesso siamo in un tempo che forse è più matura la situazione. Anni fa probabilmente non lo era, perché i primi ad essere rimasti scottati da questa situazione erano i samarinesi. In questo senso qua, no? Esatto. Adesso in realtà questa cosa qua probabilmente è più sfumata, per quello che le posizioni sono, credo, anche tutte molto più omogenee, no? Salvo che forse mi aspetto ancora che magari nei samarinesi storici ci sia comunque una difficoltà. Questo è uno. L'altra questione invece è rispetto alla questione europea. È vero che se io divento cittadino italiano acquisisco la cittadinanza europea, però è vero che San Marino rispetto all'Europa ha una condizione diversa rispetto all'Italia, nel senso che quindi è chiaro che in questo, diciamo, rimaniamo cittadini di serie B, no? E questa è un'altra di quelle cose che credo che invece vada tenuta in considerazione. Lo diceva prima anche Alessandro, proprio in vista degli accordi con l'Europa, cioè percepire che probabilmente quello scambio e quella libertà di circolazione delle persone, a suo tempo si ragionava che probabilmente non sarà alla stessa stregua dei paesi europei, cioè è possibile che vengano dati dei quid, dei quantum per poter permettere la circolazione, perché è chiaro che un paese come il nostro forse non si può permettere una libertà di circolazione in toto. È chiaro che anche questo, secondo me, va calibrato all'interno di un discorso, no? Perché, ripeto, siamo comunque un paese che ha un'identità diversa, da quello che sono partito da vedere le altre situazioni, Andorra, Monaco, ma anche i paesi del nord Europa, Norvegia, Finlandia, hanno delle condizioni diverse, e anche la Danimarca, che è molto più avanti di noi, la rinuncia l'ha fatta solamente 2 anni fa, perché fino a prima c'era la Danimarca, per cui c'è. Non credo che sia anche in Germania, no? Per cui è chiaro che cioè, stiamo facendo un percorso, probabilmente adesso è più matura per tutti la situazione, che non era prima. Assolutamente, sull'evanescenza dei confini sono d'accordo anch'io che è stato un errore, perché comunque tutto va un po' controllato. Bene, direi che abbiamo sviluppato la serata. Allora, io ringrazio veramente tutti quanti, perché come sempre è stato un dibattito molto interessante, arricchente, e mi sembra di avere anche questa volta colto la condivisione nei confronti di questo progetto di legge. E che dire, preparatevi per la terza serata su un altro tema e su un altro progetto di legge che faremo a gennaio. Non vi dico su che cosa, perché sarà una sorpresa. Grazie a tutti quanti.